sul piano clima energia, come si suol dire, che vuol dire le trivelle, per essere proprio chiaro. Io ho preso una posizione molto rigorosa da questo punto di vista e ve lo dico con molta chiarezza, non perché è ideologica, ma perché è tecnica, semplicemente perché oggi andare a fare un'esplorazione di una perforazione petrolifera vuol dire che non dura meno di 30 anni, ma dato che noi abbiamo il piano clima energia a livello europeo già stabilito per il 2050, noi non saremo esenti da petrolio, da carbon fossile, e nel 2025 andiamo a chiudere le centrali, previsto già normato, io do dei permessi per questi tipi di coltivazione per ottenere qualche cosa che non serve più. Forse è meglio che quelle risorse vadano invece per quello che è invece il nuovo piano clima energia stabilito già dall'Europa e deciso dalla conferenza delle parti a livello mondiale, 197 paesi al mondo, che ci dicono che eolico, fotovoltaico e idroelettrico è il futuro. Noi non abbiamo materie prime in Italia, tranne eolico, idroelettrico e fotovoltaico, e santa pace, scusate. Quella è la vera sostanza che noi abbiamo. Là dobbiamo mettere risorse, noi che stiamo mettendo queste risorse, adesso è il momento di switchare, cioè di passare e aiutare le aziende e i cittadini, per esempio penso al reddito energetico, che è un'esperienza che già esiste in Italia e che pochi sanno, il reddito energetico, cioè i cittadini che mettono il fotovoltaico e che vendono la propria energia al comune che reimpiega per altra energia. Esiste già in Italia, pochi lo sanno, ed è del comune di Sassari, per esempio. Già esiste, già funziona. E le bollette non si pagano più energetiche per quei cittadini. Vorrà dire qualcosa. Ecco fatto. Vedete, quindi le cose si possono fare. Io ci sto provando. Scusate questa invasione di campo stamattina, ma insomma veramente non pensavo di esserci. Per cui abbiate pazienza e grazie. No, pazienza, ultimo passaggio. Grazie.